Successo acclarato. Giornate di sport, momenti di condivisione, promozione turistica. Con la consapevolezza che il torneo Fritz Dennerlein è entrato nei cuori di tutti, attestandosi di diritto nel palinsesto di Vico Equense. Ad alzare il trofeo 2023 è la Rari Nantes Salerno di Cristian Presciutti, che ha battuto in finale il Posillipo 10-5. Capitan Michele Luongo e compagni si sono aggiudicati il derby campano nelle acque antistanti l'Antico Bagno. Scenario mozzafiato per i pallanuotisti, che si sono calati in uno scenario dalla bellezza impareggiabile. Il mancino rossoverde, Nicola Cuccovillo, è risultato migliore realizzatore della manifestazione insieme al maltese Steven Camilleri della De Acker Bologna, mentre il posillipino Mattia Rocchino è stato nominato miglior giovane talento della riuscitissima kermesse. In queste occasioni ci danno la possibilità di creare un veicolo importante per noi che giochiamo a pallanuoto da un po' di tempo, anzi due motivi importanti. Uno, portare la bellezza della pallanuoto dove è nata, ossia nel mare. Due, cercare di aumentare la visibilità il più possibile per questi eventi, portarli in una cornice splendida come Vico Equense. Grazie soprattutto a Fritz siamo riusciti a vincere tanto, abbiamo vinto Scudetti, una Coppa dei Campioni e forse siamo stati la prima squadra che in Campania ha vinto una Coppa dei Campioni. Questo è per me un momento particolare, mancavo da un po' di tempo, ho partecipato in passato anche da atleta a questo torneo ed è un'occasione importante a inizio stagione, quindi ringrazio gli organizzatori, inizio stagione della pallanuoto e chiaramente non posso che ricordare un grande maestro come Fritz. Per la scuola napoletana e italiana è stato un uomo di grande riferimento, non solo per la caratura tecnica, per la grande personalità e il carisma, ma ha lasciato una traccia veramente importante nella storia dello sport, non solo a livello italiano e internazionale. Quindi credo che questo torneo onori la sua memoria. Siamo anche in uno scenario fantastico, ideale per la pallanuoto, nel mare, in un momento anche particolare per la regione, per Napoli, perché come tutti sapete Napoli è candidata a capitale dello sport 2026 e proprio il mese prossimo si deciderà, perché siamo in lizza con Saragozza e probabilmente avremo l'organizzazione di questo grande evento. Quindi questo è uno degli eventi che si potrebbe e si inserirà sicuramente nel contesto. Quindi qui si sposa amore per la pallanuoto, lo sport, il turismo, è una location eccezionale. Complimenti e in bocca al lupo per il torneo. E dobbiamo riconoscere che gli sponsor ci stanno sostenendo praticamente in tutto ciò che facciamo e questa è una delle cose che facciamo. E ringraziamo anche, ripeto, l'assessore Ciro Maffucci che si è esposto in prima persona dall'anno scorso per rimettere in piedi questo evento che per noi è importantissimo, il sindaco Peppa Aiello che segue con grande fiducia ciò che porta avanti Ciro e ciò che stiamo portando noi avanti insieme a Ciro.